battevano tempo in questo modo. E l'8 gennaio 1687 la più grande figura alla corte di Re Sole, il fiorentino Giovan Battista Lulli, francesizzato in Jean-Baptiste Lully, ma italiano era, stava provando il suo Te Deum che avrebbe dovuto mettere in scena per la guarigione del re da una malattia. Stava dando il tempo, improvvidamente si diede questa mazza pesantissima sul piede. Il che verrebbe da ridere, che quasi da dire oggi le comiche. Però pensate che nel 1687 una mazza che ti sfrangia il piede t'ammazza, perché non è che c'erano antibiotici o penicillina. Mameli nel 48 muore così. Ma signori, fino al 1942, quando gli americani introducono la penicillina nella Seconda Guerra Mondiale, tra l'epoca preistorica e quel giorno si moriva così. Lulli comincia a star male, il piede si infetta, ovviamente gli dicono ti amputiamo, ti salviamo la vita, e lui dice jamais. Lui era Lulli, non poteva andare, e morì così, come si dice, causa di servizio. Lulli era un personaggio abbastanza strano. Era un coreografo, era un ballerino straordinario, era un compositore, sapeva di valere, si vendeva benissimo. Quando gli emissari del Duca di Savoia andarono da lui a chiedergli di comporre una marcia, lui, cioè, signori, è come fosse quasi una bilaterale diplomatica, gli fece ascoltare qualcosa ma non diede la partitura. Se non dopo che il duca sganciò 1000 luigi d'oro, una cifra spropositata.